Oggi andremo a vedere un aereo che manca ancora all'interno del canale di Devi. Mi raccomando, mi piace, commento e condivisione, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. L'F5A caccia cinese presente nell'ultima slot del sopracitato ramo, subito dopo l'F104G. Allora, andiamo a vedere subito le sue caratteristiche, considerando che l'aereo è completamente sbloccato. Cannoni da 20 per 2 con 560 colpi, missili aria-aria, Sidewinder per 2. Dobbiamo dire che possiamo portare una infinità di armamenti secondari, però sinceramente io vado molto sul classico. Abbiamo poi un equipaggio, ovviamente è composto dal solo pilota, velocità massima 1444, ad altitudine 10668, quota massima 15240, rotazione 27, salita non poco 135 metri al secondo, spazio di decollo 850 metri. Le clip sono pronte, mi raccomando ancora una volta il mi piace, è davvero importantissimo. Buona visione. Su questo? Accetta? Accetta. Oh, dai! Come on! L'avevo colpito, tutto molto bello. Guarda come l'avevo trivellato di colpi. Aspetta. Senza controllo già, ma wow. Sempre senza controllo, sta sopra, sta dietro. Eccolo là. Sovraccarico, sovraccarico, riprenditi per l'amor del cielo. Andiamo sulla 7. Come on. Sulla sinistra, ok, aspetta. Agganciamento. Bravo, no l'altro. Desideriamo troppo dal nostro caccia. Pilota, ti sto odiando. Agganciamento immediato. C'è qualcuno dietro di me, vero? Non me lo dire. Ok, pulito. Ah, non è andato. Andiamo sulla 7. Ma porca di quella. Agganciato, fuoco. E dai, è fatto, per forza. Per forza. No! No, mi ha baitato all'ultimo! Non ci credo, all'ultimo! È stato bravo però, eh. Siamo al massimo, di più non va. Finalmente la fa. No, non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Sono al massimo, di più non vado. Come on. Mi aveva portato anche sull'antiaerea, guarda là. Nella base. Come on, come on. E si gode, e si scappa. Via. Partita portata a casa. C'è chi sta peggio di me. Effettivamente sta peggio di me. Non è male. Amico sta vincendo. Ma guarda, sono abituato, quindi figurati. Phantom, guarda, il mio obiettivo. Oh cacchio. Il mio obiettivo sei tu. No, 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 no. Ma perché escono da nulla sti cosi? No, non mi agganciate, vi prego. Ci sono, ti copro, ti copro. Via, fuori. Guarda, 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 guarda. Quando meno te lo aspetti ce n'è sempre uno. Come on.
No, ce ne sta uno dietro di me. Ecco perché non mi piacciono sti cacchio di livelli. Ecco perché non mi piacciono. Ecco perché non mi piacciono. Perché c'è sempre qualcuno dietro di te. Che non è una cosa piacevole. Cioè, ti sparano. Fuoco. Dai, 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 dai. What? Dove è andato a finire? Dove è andato a finire il mio missile? Ma non ci si crede. Cose stranissime. Questo poi ce ne sta uno sopra, miseria ladra. Un F4 sopra. Bravo, distrutto. Ce ne stanno altri dietro di me. Lo vedo in difficoltà? Brucia? Non sto capendo. No, questo è quello, è il posto bruciatore. Sembrava che stesse bruciando, però. No, non ce la faccio a prenderlo. È troppo veloce il Phantom. Guarda, figurati. Sul rettilineo mi brucia. Non c'è modo. Magari se si... ma ha un problema di... Di olio. Ha un problema di olio, signori. Probabile che un motore sia a mezzo servizio, eh. Ok. Che, perché sparo? What? Niente kill. Cioè, stavo inseguendo uno e poi si è letteralmente schiantato al suolo. Ma che cazzo. Sto Phantom qua non ce la farò mai a prenderlo. Questo è purtroppo. Figurati. No, è quando lo prendi. A meno che non fa una bella virata e facciamo un uno contro uno. Vagamente. Mi ha visto? Mi sa che non mi ha visto a me. Porca di quella miseria ladra schifosa. Eccolo dove sta. Senza controllo adesso, vero? Sì! Sì! Come on! Ti ho seguito fino all'ultimo. Aspetta, c'era un altro. Bella questa però. Carina. Era nel 2 contro 1. Bla bla bla. Sì, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta a seguirlo. Pensavo peggio, tutto sommato. 104. Va giù? Eh sì che va giù. Come on, GG, GG. Le Jason Face, s'il vous plaît. Qualcosa del genere. Non so se mi spiego. Salvatore di caccia. Cioè, signori, qui alto livello. Dardi infuocati. Niente di meno. Vendicatore. Siamo arrivati quarti e ci siamo vagamente divertiti. Ah, e così utilizzi l'Harrier, vero? Guardalo, 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 guardalo. Non c'è più, hai visto? Sono un mago. No, no. Ti avevo sentito. Cavolo. Sovraccarico estremo addirittura. Sono morto. Sono morto. No, in realtà copritemi. Vabbè, il senso è quello. Ce l'ho dietro, vero? Non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire. Non me lo dire che c'è dietro. Oh, ma quanti sono, mio Dio? Quanti cacchio sono? Agganciamo, dai. Ma sto senza controllo che mi ha rotto tre quarti di scatole. Mi ha baitato, ovviamente.
Ok, via. Su, 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 su. Ma quanti sono? Certo che la differenza di livello si sente, devo essere sincero. Su quello siamo d'accordo, però questo livello non è che ti capita sempre. E dai. Ci metti 3 ore ad esplodere. Forse un altro... No, c'è sempre un phantom dietro. Non lo so. Sovraccarico. No. Non lo so. Sono tanti e io sto finendo i colpi. Un missile sarebbe una kill, vero? Possiamo pensare di fare una kill con un missile? Tecnicamente sì. Ok, critico. Ovviamente non va giù. Ah, assist, ok. Però quello... wow, come on. Non è male a questo livello. A questo livello abbiamo fatto il devasto, mi verrebbe da dire. Ogni tanto. Ok, è rimasto solo quello, l'ultimo missile che ho. Vediamo se arriva. C'è qualcuno che in chat si... Ah no, era quello, un alleato. Si sta un po' arrabbiando. Non è male. Vediamo un po' se riusciamo. Mi sono vagamente divertito, ma la differenza di livello è, no, è netta e si nota ancora di più. Abbiamo 36 colpi. Siamo rimasti solo noi due. Sì, sì, ma adesso arriva, cioè, un attimo, arrivo. Agganciamento. Via. Ma dai! Sì! 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 E come on! Ci siamo divertiti in questa partita. Quindi praticamente questo aereo ti può far fare anche 5 kill in un matchmaking favorevole. E in un matchmaking non favorevole siamo sulle 2 come media. Non è male, eh? Allora, atterriamo con il nostro caccia. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Ho l'aerofreno esteso, ovviamente. Ok, stop perché siamo troppo veloci. Ok, guida per l'atterraggio. Dovremmo farcela senza troppi problemi. Anche se siamo a 500 km, non sembra, eh. Non sembra, ma... 400... Flap combattimento diminuiamo ancora. Ce la gestiamo con i flap. E carrello giù. Un po' di manetta. Perfetto. Siamo in perfetto atterraggio. Un po' veloce. Aerofreno esteso. No, un attimo. Devo contare fino a 100 perché altrimenti mi chiudono il canale se dico quel che penso, vero? Cioè, vuoi farmi credere che noi perdiamo la partita perché questi qui ci stavano aspettando? Non ho parole. Abbiamo perso una partita del genere. Per colpa del... Salvatore di caccia, vendicatore, professionale per 5, serie di attacchi furtivi per 5, dardi infuocati per 1, terrore dei cieli, a disposizione. E mica tanto, se mi uccidono all'ultimo a disposizione, non in quel senso, eh. Non ci credo ancora, guarda, non ci voglio credere. Come detto, l'aereo, al netto di tutto, molto potente contro livelli inferiori, e se la gioca contro livelli superiori. Quindi direi che è un ottimo caccia che se la può vedere in entrambe le circostanze. Contro livelli superiori potrete fare, penso, dalle 2 alle 3 kill. Contro livelli inferiori ovviamente sarà molto più semplice andarli a gestire e ad abbattere. O perlomeno è quello che ho notato
durante le varie partite con l'F5A. Tutto sommato, ripeto, un buon caccia. Il problema fondamentalmente sta nel raggiungerlo, perché insomma giocare la sezione cinese non è che sia tutta questa grande... non mi dà tutta questa grande gioia nel farlo, ecco, mettiamola così. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! You don't know.